La cerimonia ci deve far ricordare che 32 anni fa venne compiuta questa strage di mafia. Questa non deve essere solo una commemorazione, ma deve essere un momento di riflessione per raccogliere l'eredità che Paolo Borsellino ci ha lasciato. Io inizierei però con il pronunciare i nomi di tutti gli agenti della scorta che sono caduti in servizio quel giorno. Secondo me è importante che in queste occasioni i nomi vengano pronunciati tutti, perché andare a dire in questa occasione anche in quella della strada di Capaci, perché queste persone sono morte in servizio, sono morte nella consapevolezza di svolgere un servizio per lo Stato molto molto delicato, molto pericoloso. Quindi andrei a pronunciare i nomi di tutti gli agenti che sono periti quel giorno, insieme al giudice Paolo Borsellino. Sono caduti gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Io auspicherei che ogni volta che viene svolta una cerimonia di commemorazione per questi due fatti vengano pronunciati tutti i nomi degli agenti caduti in servizio. Come dicevo prima, la cerimonia, la commemorazione non deve essere fine a se stessa, ma deve darci la possibilità di riflettere e di cogliere quelle che sono di cogliere una sorta di testimone di quello che ci ha lasciato Paolo Borsellino. Sotto questo profilo vorrei leggere un passaggio di una sua conferenza che tenne 3 anni prima della morte, il 4 maggio 1989 al Liceo Visconti di Roma, perché a mio avviso molto significativa. Una conferenza incentrata sul tema dell'importanza dei giovani nella lotta alla mentalità mafiosa. Egli disse: se la mafia fosse soltanto criminalità organizzata, una forma pericolosa quanto si vuole di criminalità organizzata, il problema della mafia interesserebbe soprattutto gli organi repressivi dello Stato, polizia e magistratura. E questo era sostanzialmente il discorso che si faceva, o era sotteso in Sicilia, perché in effetti nessuno pensava di andare a parlare ai giovani di mafia, entrare nelle scuole e addirittura all'interno delle famiglie. Però la ragione fondamentale della crescita e dell'agnare della mafia è stato proprio questo senso di sfiducia nello Stato, nelle istituzioni pubbliche, che portava a indirizzare la fiducia verso queste organizzazioni che hanno vissuto a lungo in un consenso generalizzato. Non che molti siciliani fossero mafiosi, non che molti acconsentissero alla mafia. Ma purtroppo molti erano e probabilmente ancora in gran numero sono soggetti alla grossa tentazione della convivenza, cioè di vivere con la mafia, perché questo tutto sommato può pure procurare vantaggi. E allora perché è necessario, era necessario, sarebbe stato necessario parlare da tanti anni ai giovani siciliani nelle scuole per insegnare a questi giovani a essere soprattutto cittadini. Per insegnare a questi giovani soprattutto che il consenso deve andare verso le leggi, verso lo Stato, verso le istituzioni pubbliche e non verso i soggetti che hanno bisogno di questo consenso soltanto per fare i propri e particolaristi interessi e non gli interessi di carattere generale. Come vedete, questo discorso a 32 anni di distanza è molto, molto attuale. E qual è la conseguenza, che cosa dobbiamo imparare da questo discorso, da quello che disse Paolo Borsellino 32 anni fa in un liceo?
Dobbiamo imparare innanzitutto che la mafia si nutre delle nostre paure e dei nostri silenzi, che non è necessario essere mafiosi per dare linfa alla mafia e alla criminalità organizzata, ma purtroppo è sufficiente l'indifferenza. E allora che cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo innanzitutto conquistarci la fiducia dei giovani. Come diceva lui, la sfiducia nello Stato è una linfa veramente forte per la crescita della criminalità organizzata. Dobbiamo conquistarci la fiducia dei giovani, dobbiamo iniettare loro il seme della legalità. E quindi è fondamentale che tutte le componenti della società civile, le istituzioni, le forze dell'ordine che quotidianamente sono sul campo in questa lotta e anche la scuola sin dalle prime classi per andare fino all'università devono fare squadra, devono coordinarsi per proprio trasmettere ai giovani come diceva Borsellino, e Borsellino spesso parlava di giovani e si rivolgeva ai giovani per trasmettere loro questa cultura della legalità. Pertanto io ritengo che tutti noi siamo coinvolti, tutti noi, anche la scuola, che mi permetto di dire spesso a mio avviso è un pochino distante, e quindi dobbiamo cercare di entrare di più nella scuola, di coinvolgerla di più e di fare in modo di andare a parlare nelle scuole e nelle università. Grazie mille. Passo la parola a Maria Grazia Sassi, rappresentante della provincia di Como. Sì, grazie. Grazie a chi ci ha invitato, a chi ha voluto questa cerimonia, al Comune di Como e a tutte le autorità presenti. Io non parlo come Maria Grazia Sassi, ma come rappresentante di una provincia, di un presidente, di tanti comuni che sono anche qui presenti. A volte sarebbe più facile tacere e non dire parole, evitare un confronto, evitare di metterci la faccia, ma appunto per questo a volte il silenzio va superato da parole che sono corali, che non sono personali, ma che sono testimonianza di una vita spesa per gli altri, una vita che deve essere testimonianza della morte di persone che hanno donato la vita e hanno ricevuto la morte per questo loro dono. Noi vorremmo essere come loro, anche se non lo saremo mai perfettamente, ma sono i nostri testimoni, sono i nostri riferimenti, perché non ci siano alternative allo Stato, non ci siano vie traverse per raggiungere l'obiettivo di libertà, l'obiettivo di combattere ogni tipo di mafia. Noi abbiamo raccolto il testimone di Borsellino e vorremmo essere degni rappresentanti dello Stato e delle persone che rappresentiamo, con la nostra coerenza e con la nostra capacità di evitare ogni deviazione che non sia quella giusta, ogni strada che non sia quella giusta. Quindi grazie per questo momento, grazie a Borsellino. Grazie alla sua scorta, grazie a Emanuela Loi, grazie a tutti voi. La cerimonia prevede ora un minuto di momento di raccoglimento nella prossimità della corona che è stata posata. Quindi invito il signor prefetto, il sindaco. Thank you.